Abbiamo avuto qualche piccolo problema tecnico, finalmente siamo partiti, siamo qua con una nuova puntata del nostro angolino di Radio Social Coast dedicato alla Romagna, Spazio Romagna, io sono Matteo Fusconi. Oggi abbiamo una ospite molto gradita, la nostra ospite Paola Grassi, è ben arrivata. Grazie, un saluto a tutti, buongiorno. Paola Grassi è qui in quanto membra e vicepresidente dell'associazione Tolmino Baldassari. È anche una familiare, perché è la nipote di Tolmino Baldassari, il famoso poeta, quindi noi vorremmo dedicare proprio a tuo zio la puntata di oggi. Va bene, correggo, sono la segretaria La dell'associazione. segretaria. Il presidente è Roberto Zoffoli, la vicepresidente è Bruna Baldassari, nipote di Tolmino anche lei, e io sono la segretaria. Allora, va bene, segretaria, correggiamo giustamente, tutto in famiglia però perché il presidente Zoffoli non è membro della famiglia Baldassari, No, però è però come se lo è fosse, un perché è sempre venuto lì sin da piccolo con suo babbo, erano molto amici, suo babbo e Roberto, e quindi abbiamo ritenuto giusto che fosse Roberto il presidente dell'associazione. Per chi non lo sapesse, Baldassari è un vanto del Forese di Cervia, perché è un poeta che ha visto le sue opere pubblicate veramente anche a livello nazionale e internazionale. Un poeta che ha scelto a un certo punto della sua vita il dialetto per esprimersi, con uno stile molto bello, molto peculiare. Adesso indagheremo tutte queste parti, diciamo, di questo argomento molto grande, importante. E nacque a Castiglione di Cervia Sì, nel esatto. 1927. Poi, dopo un peregrinare tra varie città della Sì, è zona, arrivato Cannuzzo. è arrivato a Cannuzzo, Sì. dove a Cannuzzo è anche sede dell'associazione. La casa di Cannuzzo, proprio in centro, lungo il fiume, possiamo dire, lungo il fiume, che compare poi ogni tanto anche nelle poesie di Tolmino. Quando è nata l'associazione, intanto? L'associazione è nata nel 2014 perché abbiamo pensato che bisognava in qualche modo, non avevamo la forza solo come nipoti o parenti per portare avanti un discorso un po' più grande, grazie agli amici di Tolmino, poeti, critici, Gianfranco Lauretano, Miro Vori, ne potrei ricordare tantissimi, Maldini, Stefano, così riusciamo a creare questa associazione e facciamo degli eventi, non molti durante l'anno, però eventi particolari che in modo da ricordare Tolmino, ma anche l'amore di Tolmino verso la vita, le poesie, gli amici, tutti, insomma. Quindi cerchiamo di ricordarlo in questo modo. Ci sono state delle manifestazioni proprio tangibili dell'attività della vostra associazione negli ultimi tempi. Certo. Voglio solamente ricordarne alcune, quelle che io conosco, poi mi Sì. correggerai o eventualmente aggiungerai Sì. delle altre. Intanto al Parco Fluviale di Cannuzzo, che è stato, Intitolato Tolmino ecco, Baldassari, lì è stato un grande aiuto del è stato comune. anche devastato dall'alluvione. Poi recentissimamente, per Stanno fortuna, sistemando stanno tutto. tutto sistemando. Ci sono delle bellissime panchine bianche che hanno incise negli schienali. Tre poesie di Tolmino, sì, quelle che noi abbiamo scelto tra la sua antologia, che è quella che l'aveva scelta lui, le poesie che preferiva. Quindi adesso ne faremo delle altre. Sempre nello Grazie. stesso parco. Nello stesso parco, forse ci allunghiamo un po' verso la cella. Adesso io non sono un tecnico, quindi non so dove verranno messe, però questo arricchisce molto il Parco Fluviale di Cannuzzo, che se anche andate su Google lo Sì, vedete è un bellissimo segnato, è parco. un bellissimo parco. E quindi noi siamo molto contenti di questo. In più, anche all'ingresso delle vie d'ingresso a Cannuzzo c'è scritto Paese di Tolmino Questo Baldassari, poeta, come era voleva lui, voleva solo esatto. scrivere poeta, nient'altro. C'è il cartello di colore marrone, Sì, quello di interesse turistico, diciamo così, proprio certo. all'ingresso verso il paese, venendo da Pisignano, venendo da Sì, Matellica, proprio c'è il venendo da cartello, Cesena venendo da anche, Cesena, esatto, certo. tutte le vie d'ingresso al paese di Cannuzzo. Sì. Certo, E poi c'è la donazione, ci fu la donazione alla biblioteca alla Goya. biblioteca lui voleva che i suoi libri fossero visti, guardati, che fossero consultati e che
diciamo, chi era incuriosito di sapere su di lui qualcosa vedesse dove aveva imparato, perché lui come autodidatta aveva fatto solo la Sesta, una volta esisteva la Sesta, non so, equivalente della prima media, ecco, una cosa del genere, e quindi lui aveva studiato tutto da solo, letto da solo tantissimi libri, e se uno è curioso può andare in biblioteca e prendere un libro caso che vedrà che è sottolineato, cioè lui li ha letti, non li ha comprati per fare bella mostra, lui li ha letti, e questo arricchisce ancora di più la donazione, perché non erano solo libri così comprati e buttati lì. Non per bellezza, ma esatto, erano proprio per ragioni di studio. Normalmente tendiamo ad associare la figura del poeta a quella di un letterato, quindi a pensare che la persona abbia svolto degli studi regolari, anche approfonditi in certi casi, mentre per Tolmino Baldassari non fu così. È una caratteristica anche che secondo me l'ha portato ad una sua peculiarità poetica, ma che l'ha portato a addentrarsi nel mondo della poesia quando si è sentito pronto. In particolare mi riferisco al fatto che il primo volume è del 1975, quando l'autore nacque nel 1927, quindi era già in una fase adulta della sua vita. Come mai così tanto tempo prima lui aveva di intraprendersi? Lui aveva scritto delle poesie in italiano, però aveva anche pubblicato qualcosa, sono dei piccoli libricini che aveva pubblicato, però non era la sua lingua è il dialetto. Il dialetto è la sua lingua, quindi le sue emozioni, poi lo sappiamo anche noi, ci sono delle parole in dialetto che non hanno lo stesso significato che in italiano, esprimono un qualcosa di più, e lui col dialetto effettivamente esprimeva quello che voleva. E diciamo che la spinta proprio a scrivere in dialetto e a scrivere il libro è stato Tonino Guerra con i Buoi, con la sua raccolta, e dal di lì lui ha capito che quella era la sua strada. E in effetti dal di lì è partito tutto un mondo. Lui ha avuto tantissime soddisfazioni. Guerra è una delle personalità dal punto di vista della scrittura più importanti a livello nazionale del Novecento. Erano anche diventati amici. Certo, sì, trovavano, si sentivano, anche perché poi Guerra era molto impegnato, quindi era molto più amico dei sant'arcangiolesi come Fucci, come Baldini, cioè lui era, li incontrava spesso, si vedevano, Fucci e la Mafalda venivano spessissimo a casa nostra e avevano questi scambi molto, molto belli, era un piacere ascoltarli. C'è stato poi una notte, una sera che nel 1991-92, bisogna che vada a vedere effettivamente la data, e che si trovarono tutti a casa nostra i più grandi poeti dialettali d'Italia, e fu una cosa bellissima. Tra l'altro tutti molto simpatici, dai friulani, Loi, a Franco Loi, che è milanese, molto famoso, morto di recente. Cioè si trovarono tutti lì, per me quella lì fu una serata bellissima, io ero una ragazzina, ma bellissima, sentivi parlare di cose che erano talmente belle, profonde, fantastico. Quindi aveva trovato un diritto di cittadinanza anche nel, come posso dire, gruppo, certo, dei poeti nazionale. Nazionale, quindi certo, insomma, non è assolutamente così scontato. E Baldassari con una R? Con una R. Perché? C'è un aneddoto, no, che ho, se vuoi spiegare. Il babbo si sbagliò. Quindi l'aneddoto è proprio... Il babbo era barocciaio, giusto? Era barocciaio, sì, e quando... Anzi, lui nacque il 15 di maggio, ma lo segnarono il 17. E quando andò là si sbagliò di una R. Quindi lui rimase sempre Baldassari, non Baldassarri. Mentre il resto della famiglia Baldassarri. E il resto della famiglia quasi come se non fossero parenti, diciamo. Quasi, sì, ma erano parenti, perché lui amava molto i suoi fratelli, soprattutto uno di nome Gisto. E una cosa che ho letto nella biografia, che si trova nella biografia di Tolmino Baldassari, è che si occupò anche di tradurre dallo spagnolo all'italiano. Certo, lui amava lo spagnolo e soprattutto... Ma questa lingua come l'ha appresa? Da solo, sempre autodidatta. Autodidatta. Certo, infatti lo chiamavano da Ravenna quando c'erano soprattutto... è stato il periodo del Cile,
quando lui era attivista anche nel partito a Ravenna, e quindi quando lo venivano queste esuli dalla dittatura cilena, lui faceva da traduttore. Io mi ricordo che andai a una festa dell'unità a Ravenna e lui faceva da traduttore a questo esulo cileno che era stato, insomma, che era venuto in Italia contro la dittatura, si era rifugiato in Italia, e lo spagnolo era la sua lingua che gli piaceva tantissimo. Gli piaceva ascoltare il tango. Ah, quindi musica. Proprio la cultura spagnola in generale, sì. Ispanoamericana, diciamo, sì, così in generale. Sì, lui era affascinato dallo spagnolo, certo, sì. Non ha mai scritto in spagnolo, però ha fatto tante traduzioni di García Lorca, di poeti spagnoli, c'è proprio un libricino di traduzioni dove ci sono tanti poeti di francesi, tutti, però lui dopo li traduceva. È sorprendente come una persona da autodidatta quanto possa arrivare lontano a livello di conoscenza culturale. Soprattutto, voglio dire, oggi forse stupirebbe di meno, ma dico stupirebbe di meno perché bisogna c'è un accesso alla tecnologia che apparentemente, sì, più rapido ti dà più informazioni di però base. Però uno, se vuole imparare, deve leggere. Deve leggere per andare a fondo delle, certo, cose. Faccio un excursus delle opere di Baldassari, sì, che non, certo, ti, grazie, confesso che non le so a memoria. Va bene, quindi le ho tratte, certo, da internet. Se per caso c'è qualche buco me lo ti dici. Allora, su, cominciamo. 1975, al Progni Serbi, certo, prima raccolta poetica. Certo. Segue nel 77 Pianoforte. Sì. 1979 La Campana. Sì. 1982 La Neva. Sì. Sai che sembra di essere uno di quei quiz di Carlo Conti. La Neva, la Neva è stato il suo poema. Lui, quando ha scritto La Neva, ha detto: Paolo, ho fatto il mio poema. Ed è è una poesia molto lunga, però, mm-hmm, prende tanti temi, e soprattutto quello anche della guerra. Quando lui ha vissuto la guerra, perché comunque era un ragazzo di 16-17 anni, quindi ha vissuto la guerra, e questa poesia è molto bella, veramente, perché coglie tanti temi, soprattutto sulla resistenza, sulla lotta dei partigiani, la guerra come momento proprio di distruzione. Questo è il suo poema. La Neve è anche... Ho letto, non so se ho letto, sì, bene, protagonista del suo primo ricordo. Ho letto, certo, nella sua biografia che lui, il primo ricordo che ha, era lui con la nonna in una giornata di neve, la nonna che gli indicava certo, che quella era la neve. Che insomma, quella era la neve. La neve che copre il bianco, la neve che tiene caldo, cioè la neve ha tantissimi significati, e per lui il bianco, la neve, il caldo, il ricordo dell'infanzia, per lui la neve era importante, anche un po' la nebbia, però più la neve era proprio il suo ricordo preferito, cioè ha chiamato moltissime più poesie. Neve. Non c'è quasi più la neve, i tempi sono cambiati purtroppo. Comunque proseguiamo con l'excursus, sì, della carriera. 1986, Al Rivideria, sì, titolo un po' particolare, già ossimorico. Rivideria, e bello. Rivedaria. È importante, le rividarie. Poi nel 1990, Quaderno di traduzioni, questa, sì, è un'opera che non è poetica. No, quelle le traduzioni di altri poeti. Quella di cui parlavi prima. Però in dialetto, quindi prendono, cioè sembrano... uno sente meglio le sensazioni, perché chi studia il dialetto, chi ama il dialetto, chi sente parlare in dialetto, cioè sono, la poesia è bella in italiano e in dialetto, però bella, in dialetto diverso, però, ha un sapore diverso, ecco. 1993, Ombra di Luna. Sì. 95, I Vidar. 1998, Ezzet la finestra. 2002, Leva, l'ape. Che prende il premio Pascoli. Eccola. Su questo premio, prende il premio Pascoli. Premio Pascoli, lui era già comunque molto avanti con, certo, la carriera. Certo. Il premio Pascoli, quindi insomma, forse è stato dal punto di vista della critica letteraria il suo apice, della critica, dei premi della critica. Possiamo, sì, dirlo? Sì, 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 era già. Era però già, era già era famoso. Molto felice di aver preso quel premio. Poi nel 2005 abbiamo Setet Guerd, nel 2006 Canutir, 2010 L'ombra dei discorsi. Sì. Questa è un'opera diversa. Questa è un'opera. L'ombra dei discorsi è la sua antologia.
Lui logico, qui, sì. Sì, lui qui ci ha messo le poesie che preferiva, poche parole, quelle che proprio lui sentiva più sue. E che lui stesso ha scelto, quindi. Beh, sì, sì, le ha scelte quindi lui. Quindi una specie di autoantologia. Esatto, questa è uscita, gli è arrivato il libro il giorno dopo che è morto. Lui è morto il 27 aprile, il 28 aprile sono arrivati i libri. Allora siamo anche nel mese di aprile che sì. Siamo quasi senza volerlo. Perfetto. In un anniversario. Perfetto. E perfetto. Poi nel 2014 Un Monde Cousin Strette, che sarebbe l'ultima opera al momento. Era l'inedito, lui l'aveva scritto ma mai pubblicato e grazie all'editore Zattini, alla Marisa Zattini, siamo riusciti a pubblicare. Quindi ci questo. Siete voi, tra virgolette, dietro alla pubblicazione di quest'ultimo, sì, volume. Sì, sì, che l'abbiamo fatto anche, non mi ricordo come si dice, stampato come lui scriveva con la macchina da scrivere. Ah, interessantissimo questo. Quindi erano le sue copie in questo modo stampate, serigrafico, non mi ricordo. Ma guarda, io sinceramente non è che sono un grande esperto, se qualcuno lo sa ce lo dica. Dunque, cosa può venire fuori da questo excursus? Che ci sono state tante pubblicazioni. E adesso ce ne sono delle altre, perché grazie a soci, grazie a sponsor, grazie al comune di Cervia, ci permette di ristampare, perché ci sono dei libri che sono introvabili. Che non ci sono più. Non ci sono più perché l'editore gliene dava pochi e molti editori sono anche scomparsi dal 75 a oggi. Certo. Quindi stiamo cercando di ristampare i suoi libri, ne abbiamo stampati 6, adesso ne faremo altri 2. E grazie, come dico, alla comunità di Cervia, all'apporto dei soci, al comune che ci aiuta molto. Ma la popolazione di Cannuzzo, sì, lo sente un po' suo sto poeta Baldassarri? Sono curioso. Beh, perché è vero che c'è stato affisso il cartello all'ingresso del paese, è vero che ci sono state modificate le panchine, ma forse dovrebbero spingere di più, non lo so, mi verrebbe da dire. Diciamo che è un po' fatica. E su questo non ci piove, poi non è che è un po' al giorno d'oggi con la poesia poi. Però l'importanza di Tolmino la conoscono, capito? Molti l'hanno conosciuto, adesso i vecchi stanno anche un po' sparendo, sì. Però bisogna sempre mandare avanti, no? Cioè sempre ricordarlo in qualche modo. Ecco, io cerco nel mio piccolo, noi come associazione cerchiamo di fare queste cose, di portarlo avanti, anche perché a livello internazionale e nazionale è forse più conosciuto. Abbiamo critici letterari che dicono, insomma, che ce lo dicono, ecco, Manuel Cohen di Roma, cioè Salvatore Ritrovato, cioè ci aiutano a mantenerlo anche sempre in vita. Abbiamo fatto nel 2020, che erano i 10 anni della morte, un congresso, cioè è venuta moltissima gente e per noi è un orgoglio, insomma, che se lo ricordino. Una cosa che mi sono dimenticato di dire, e che è a riprova di quello che hai appena sostenuto, è che il lavoro di Tolmino è stato incluso anche nella raccolta famosa della Einaudi, che si intitola Poeti dialettali del Novecento, dove non è che ci andassero tutti, anzi, e quindi sostiene, diciamo, era una chiosa per sostenere quanto tu abbia ragione in questo caso. E, bene, noi conosciamo e possiamo trovare l'opera di Baldassarri nelle sue poesie, ci restituisce un mondo magari di cui parleremo dopo, però avere te qui è impagabile, perché potresti restituirci, se avessi voglia oggi, che cosa vuol dire il rapporto umano con una persona come lui. In fin dei conti è sempre così, cioè c'è l'artista, come lui si esprime verso l'esterno attraverso le sue opere, e poi c'è l'uomo, come si rapporta con i membri della sua famiglia, come si rapporta con gli amici. E non è sempre così facile e scontato. Noi non vogliamo essere agiografici verso nessuno, però vorremmo da te qualche ricordo. Cioè, chi era, che uomo era Tolmino Baldassarri, che persona era? Era un uomo buono. Con buono voglio dire un uomo che ascoltava molto. Lui ha fatto un'attività nella CGIL che gli ha permesso di conoscere e
cioè di conoscere il mondo del lavoratore. Lui è stato bracciante, lui è stato meccanico, lui sapeva cosa voleva dire lavorare, sudare, e in quel periodo lì c'era lo statuto dei lavoratori, 1970, le battaglie che ha fatto sono infinite e viene ricordato anche per questo. Infatti lo chiamavano il sindacalista prima che il poeta, perché lui ha aiutato un sacco di persone. E poi l'ultimo periodo della sua vita l'ha fatto alla CGIL come sindacato del Sunia e per gli inquilini, i proprietari delle abitazioni. Lui amava i bambini, quindi noi ci ha amato tantissimo, noi le nipoti, a partire da primo il Piero, Giampiero Rossi, poi da me, poi dalle altre nipoti, la Natascia, la Simona, e poi dai miei figli che abitavamo tutti lì, quindi da Cecilia e Federico. Lui amava i bambini moltissimo, ha fatto tante poesie sui miei bambini, sulla bambini, sulla, amava la natura, amava gli uccelli. Mi ricordo che avevamo una cucurita e lui ci parlava e lei gli rispondeva. Era una cosa fantastica. Cioè lui era dolce, era una persona molto dolce, e però anche ferma e precisa. Cioè, se qualche poeta o pseudopoeta passava da lui per avere delle informazioni, lui era molto chiaro, deciso: si può continuare, si può fare, no, ti consiglio di leggere questo, di leggere quest'altro. Era comunque molto dolce. Sono venute tante personalità da noi, tanti poeti, tanti, e tutti diventavano un po' suoi amici, perché lui aveva questa capacità di accoglierti, dell'ascolto, dell'accoglienza. Si finiva sempre con una bella piadina, la ciambella, un bicchiere di vino, tutti a tavola, perché era il momento in cui veniva, invitava molto spesso. Lo Giuliano diceva: porca miseria, adesso mi tocca preparare il coniglio, e faceva il coniglio, la piadina, la ciambella. La sua compagna di vita. Sì, la Giuliana. Giuliana. La Giuliana. Cosa ci puoi dire di lei? Anche perché ovviamente tu hai conosciuto molto bene anche lei. Ma certo, abbiamo abitato assieme, quindi io, la zia Giuliana era la zia Giuliana. Era, aveva questa dolcezza innata, no? Delle volte li sentivo litigare, ma erano quelle litigate che ti veniva quasi da sorridere, no? Nel senso che sì, litigavano, urlavano e poi... Ma ogni tanto, passava tutto, passava tutto, 10 minuti, e passava. Io sentivo che litigavano, ma... la Giuliana è stata la sua ragazza proprio, aveva questi capelli neri, questi occhi, lui dice. Ti volevo leggere un qualcosa sulla Giuliana. Adesso la trovo, la Giuliana, perché la Giuliana ha riempito moltissime delle sue poesie, soprattutto le poesie, le ultime sue poesie, quando Giuliana era deceduta, perché nel 2014, quando ha pubblicato quelle, le ultime poesie le aveva fatte perché la Giuliana purtroppo era deceduta. E non riesco a trovarlo, porca miseria. Intanto che te cerchi, sì? Visto che stai per leggere una poesia. No, non è una poesia, è quello racconto. Che lui pensa della Giuliana. Nel 95, una cosa che non avevo detto prima, sì, ha fatto anche un'autobiografia che si chiamava Qualcosa di una vita. Un certo, molto che, bello. È questo, che è questo, che il comune l'ha ristampato anche, e lui gli aveva aggiunto qualcosa dopo nel 2003. Si trovano degli estratti anche su internet, devo dire la verità, di questa biografia. Sì, sì, perché noi avevamo fatto anche un sito che dovremmo aggiornare sempre, ma io non conosco nessuno che me lo aggiorni, un po' che mi aiuti. Facciamo un appello pubblico per aggiornare il sito, va bene. Giuliana, la vedi la prima volta quando aveva 18 anni, io 19, a casa di cugina Caterina, e rimasi subito incantato dalla sua cordialità e bellezza, e forse ancora meglio, splendore del volto che ha mantenuto nel tempo. Ci fidanzammo quasi subito e così in seguito mi fu cara anche per la sua bontà e generosità. Ci sposammo 6 anni dopo, sono passati più di 40 anni e noi stiamo bene insieme. E di lei non posso
tacere l'eccezionale laboriosità e soprattutto di essere dotata di una virtù che Vittorio Sereni chiamava l'intelligenza del cuore. Figlia di contadini e sorella di 5 femmine e di 2 maschi. Un bellissimo ricordo. Sì, sembra una poesia. Nevio Spadoni, poeta famoso, insomma, grande amico di Tolmino, ha detto: la poesia per Tolmino Baldassarri è stato un luogo privilegiato di ascolto. Ho trovato questa frase. Sì. Mi ha fatto pensare come adesso tu abbia detto che lui era una persona che sapeva molto ascoltare, sì, e anche come leggendo le poesie si ha sempre un'impressione di ovattata, di nostalgia silenziosa, come se tu le potessi vedere in silenzio le parole, che in realtà sono parole, quindi non sono silenti. Il linguaggio che utilizza trasmette questo genere di sensazione, almeno a me. E, è stato, come posso dire, un po' accomunato a altri poeti, un po' pascoliani, con lo stupore, diciamo, dell'infanzia, la nostalgia, il ricordo. E, nonostante utilizzasse e abbia sempre utilizzato, e anche lo si intuisce quando si legge un testo non in poesia ma in prosa, una prosa, scusa il gioco di parole, molto asciutta, non arzigogolata, pochissimo pomposa e barocca, tuttavia riusciva a sollevare delle sensazioni. Secondo me utilizzare il dialetto ha qualcosa a che fare con questo genere di capacità dei poeti. Il dialetto, che oggi magari viene banalizzato, si pensa di utilizzarlo per far ridere alla cumegia o cose del genere, però invece ha delle potenzialità. Quello è folklore. Esatto, quello è folklore. Questo mi sembra ottimo, quello è folklore. Il dialetto è una, come diceva qualcuno, è una lingua, come posso dire, che viva, vivente, e quindi mai quanto l'italiano, insomma, scusami, l'italiano mai quanto il dialetto potrà trasmettere le sensazioni che la persona ha vissuto usando quella lingua all'epoca. Quindi ti posso spiegare in qualche riga cosa intendeva lui per essere poeta? Ma come no? Certo che poeta puoi fare tutto quasi. Il mio amore per la poesia, lo si è visto, risale alla fanciullezza, come hai detto te adesso. Quando ricordo bene, mi incantavano le poesie dei libri di scuola, per lo più imparate a memoria. Tra i 15 e i 17 anni lessi Tasso, Pascoli, Leopardi. Conservo vivo il ricordo delle emozioni di quel tempo. In seguito, quali fossero le circostanze della vita, non trascurai mai la lettura. Nel 58 pubblicai una piccola raccolta di versi in lingua, scritti tra il 47 e il 49, cose di poco conto. Dopo non pensai più a scrivere, perché mi pareva che l'assidua frequentazione dei poeti mi portasse a una facile imitazione. La poesia letta, insomma, ritmava il mio essere. Molto più tardi scrissi ancora qualcosa che mi lasciò insoddisfatto. E così veniamo al 1974, quando scrissi versi in dialetto romagnolo, castignolese, pubblicati l'anno dopo, e da quel tempo continuo. E qui per dire perché scrissi in dialetto solo verso i 50 anni. Devo confessare che prima pensavo non si potesse creare poesia lirica in romagnolo, avendo presenti versi giocosi di Olindo Guerrini e non soddisfacendo la mia romagnolità. Fu solo dopo che letto I buoi di Tonino Guerra, non scoprì la possibilità di un linguaggio poetico a pieno titolo, anche usando un dialetto romagnolo. E se la mia prima raccolta, Il Prognisebi, Le prugne acerbe, nel 1975, non fu che un tentativo non pienamente riuscito, lo si deve al fatto che ero ancora titubante a usare uno stile alto. Quindi lui dal di lì inizia. Non è banale la considerazione. Ho fatto le scuole, tra virgolette, ho imparato, mi sono appassionato di poesia imparando a memoria. Mi sono accorto che quando producevo io qualcosa, copiavo. C'era
nella mia retorica qualcosa delle cose che avevo letto, me ne sono accorto e ho deciso di non proseguire. Una specie di autocensura basata sopra la constatazione di una scarsa, non diciamo scarsa qualità, perché magari non anche cose belle, ma una scarsa, come posso dire, coincidenza col risultato che si voleva raggiungere. Sì. Solo quando trova la sua lingua, allora sì, decide di spingere così sull'acceleratore. Ormai per me scrivere poesia è diventato un vero e proprio profondo modo di essere, di pormi nel mondo per quello che veramente sono. E questo solo dopo aver scritto La Neva, aver scritto tutti questi qui. Tu non ce la fai a scegliere la poesia più bella di Tomino Baldassarri, vero? No, perché lui ha fatto la sua antologia. Secondo i tuoi gusti, intendevo dire. Oddio, così. Allora sarebbe curioso sapere. Direi che sul tema potrei leggere questa, forse ce la faccio anche in dialetto. Perché io purtroppo non so molto bene leggere il dialetto. È difficile da leggere. E si intitola, che è scritta anche in una delle panchine, Scariulè. O scariulè un babì in una cariola, nitat più bel parlò par me. Ma qui che mende mond, il sa qui è la roba che sei. La traduco in italiano per chi sta ascoltando. Ho scariolato un bambino in una cariola, niente di più bello per lui per me, ma quelli che comandano il mondo lo sanno che ci sono cose così. Molto profonda. Sì. Ma questa è la tua preferita? Una delle tue preferite? Una delle mie preferite. Anche il Ranocce mi piace molto, perché sentiamola. Lui amava molto la natura, no? E quindi il Ranocce. In tu batella nota da me, da par me, a guardi ranocce, a sta con lo che in guarda, a sta zazzetta in sé, chi sa che me ne ciappa. Le rane, in un battello di notte, io sono solo, guardo le rane, sto con loro che mi guardano e stiamo in silenzio insieme, che lo sanno che io non le prendo. Mi ha fatto pensare come ai tempi in cui è stato bambino il rapporto con la natura era molto più forte rispetto ad oggi. E oggettivamente traspare tantissimo nelle sue liriche. Anche un qualche cosa di misterico, secondo me, che ancora sopravviveva nelle generazioni come la sua. Io ho letto una parte, un estratto della sua biografia dove raccontava i racconti della propria nonna che riportava le cose sentite dalla Trisavola, sì. Quindi andiamo indietro fino al Settecento, con delle filastrocche, delle cose, qualcosa di quasi, come posso dire, esoterico, che però veniva tramandato di generazione in generazione. Poi vabbè, adesso non è che deve arrivare Matteo Fusconi per scoprire l'acqua calda, però il discorso è che chiaramente, come diceva Pasolini magari, cioè questo genere di mondo, perdendo attraverso la modernità, ha sostituito i propri rituali arcaici con i rituali consumistici, e logicamente questo tipo di contatto non esiste più. Però è bello riscoprirlo c'è anche questa poesia molto bella che ci porta sentiamo. Qui a Cervia bene, sentiamo. A so in tre in un respir chelum come un merda da longa intorno ui era un ser cialzir all'avemma fat no. Sono entrato nel tuo respiro calmo come un mare da lontano, intorno c'era un cerchio leggero, l'avevamo fatto noi. Una poesia d'amore anche. È questa. Una poesia d'amore. Io me l'immagino lì con la Giuliana che guarda questo mare, no, calmo. Sì. Io nel senso oggi probabilmente quest'opera andrebbe un pochettino riscoperta, non voglio dire riscoperta perché è conosciuta, però forse diciamo che siamo ancora un po' troppo lontani a fare di Tomino Baldassarri un vanto della comunità di Cervia e zone limitrofe, ed è un peccato perché forse se lo meriterebbe, voglio dire. Ok, Tonino Guerra ha scritto dei film incredibili, famosi in tutto il mondo. Diverso. Quindi è logico che non pretendiamo tanto, però insomma a livello locale a volte per molto meno si fanno delle celebrazioni un pochino anche di più. Beh, certo, grandi. Questo hai ragione, perché magari allora
È fatica perché magari trovi un gruppo di persone che si mette assieme e porta avanti qualcuno, no, per ricordarlo. E magari questa persona non è così, così. Così. No, adesso c'è una bella chiarissima. Nel senso che magari si fanno grandi onorificenze a personaggi che sì, sono stati importanti comunque per i luoghi, sì, così, ho capito, ma che non hanno avuto una rilevanza internazionale. Per esempio, io penso a una persona che non viene mai ricordata o viene ricordata poi, Max David di Cervia. Sì. Hai capito? Ecco, adesso grazie a Dell'Edda c'è un'associazione per fortuna, che l'aiuta, sì. Ecco, però Max David era molto importante anche lui e vedo che poco se ne parla. Quasi mai. Quindi non è detto che parlarle vuol dire essere più importante, cioè, hai capito? Però è peccato perché se, certo, sono d'accordo, però diciamo diciamo anche che è vero, parlarne non vuol dire essere più importanti, però parlarne è un modo comunque per non dimenticare, e quindi bisognerebbe parlare di tutti, di certi uni di più, di certi altri di meno, e via. L'importante è che non vada a perdersi nel dimenticatoio un'esperienza come quella di Tolmino Baldassarre. Non ci andrà, non ti preoccupare. Riusciremo a tirarlo fuori e comunque abbiamo molta gente che ci vuole bene e che ci aiuta come associazione a fare ritornare le sue cose, insomma, i suoi libri. Possiamo anche lanciare un appello se qualcuno fosse interessato a collaborare, certo, con l'associazione, si può, certo, fare avanti, io, la grandissima. Io farei un appello soprattutto ai giovani, ai ragazzi, che il dialetto lo conoscono di meno, che invece è una lingua bellissima dove le emozioni vengono fuori meglio, insomma, dove, non lo so, è il cuore dentro, quindi il dialetto, e farei un appello ai ragazzi che si vogliono laureare, se vogliono fare una tesi, noi siamo disponibili. Dobbiamo chiudere, ma su questa cosa invece, sì, ci prendiamo un minuto in più perché è molto, molto, molto interessante. Voi da tempo, ogni volta che qualcuno vuole, siete pienamente disponibili a fornire a eventuali, sì, tesisti, non solo i libri, che, sì, voglio dire, belli, bellissimi, ma voglio dire, sì, sì, uno se li compra, ma informazioni di prima mano, certo, personali, e proprio anche, certo, materiale, autografo, certo, del poeta. Certo. Mi raccontavi di una tesi... Di una tesi di laurea fatta da Elena Meloni e di Fano, e grazie a Salvatore Ritrovato, docente all'Università di Urbino, che l'ha inserita in questo filone dialettale, ha fatto la tesi sulle lettere scelte di Tolmino. E ha vinto anche la borsa di studio qui a Cervia e adesso ha finito un lavoro sui poeti romagnoli alla Sapienza di Roma. Anche se lei è di Fano? Anche se lei è di Fano, ha vinto il dottorato. Bene. Quindi ci presenterà il suo lavoro, comunque vi verrà detto e riferito ancora, il 29 di novembre qui alla biblioteca di Cervia. Comunque, se qualcuno cercasse un'idea per una tesi, voglio dire, senza andare a cercare tanto lontano in giro per l'Italia, non solo qui abbiamo un poeta, un grande poeta, diciamolo, via, un poeta grande e famoso, ma abbiamo anche la sua casa, la sua famiglia, le sue carte, voglio dire, un'occasione abbastanza allettante, voglio dire, io lo farei, forse. Comunque invito ad andare a vedere anche i libri a biblioteca, chiedere che aprino la porta, perché purtroppo è sempre chiusa. Bisogna chiedere, però i bibliotecari sono gentilissimi, sono basta gentilissimi, chiedere. C'è Gianni, ci sono tutte quelle ragazze, salutiamo anche. Esatto. Comunque, insomma, Baldassarre, Tolmino Baldassarre, Cannuzzo, il suo paese, andate al parco Fluviale, che è anche un bel posto, devo dire. Vedetevi, toccate le panchine, toccate le sue poesie con mano, materialmente, contattate l'associazione Tolmino Baldassarre che porta avanti una così bella memoria, andate in biblioteca a vedere la sua camera e dopo, vi do un suggerimento, dopo che avete fatto tutto questo, leggetelo, perché c'è un sapore diverso, perché è come se fosse ancora qui. E si potrebbe fare anche un'altra cosa. Prego, si potrebbe, Paola, sfruttare questa radio leggendo, facendo dei piccoli, leggendo 4-5 poesie ogni tanto di Tolmino per mantenere il ricordo, magari fare, non so. Ma io rilancio su questo. Un fine mese. Ma non solo, noi le leggiamo e le mettiamo anche su Spotify, te lo, sì, dico io, così poi uno se le può risentire quando vuole. Benissimo. Voi siete tecnologici. Adesso ti voglio dire una cosa, non lo faccio per prenderti, sì, in giro.
È un'idea che avevamo già avuto. Ecco, bene. E l'abbiamo avuta con Alessandro Tassinari, sì, che ha vinto l'ultimo premio per, come tesista, sì, per la migliore tesi dedicata a Cervia, la borsa di studio Pilandri, che con noi è in contatto, e una grande parte della tesi che ha prodotto, e che so che tu stai per leggere o sì, che leggerai, è dedicata proprio a Baldassari. Anche Alessandro è bene, un poeta, bene, o almeno insomma dice sempre aspirante poeta. Beh, aspirante poeta, quindi tra colleghi, via. Paola, io ti ringrazio moltissimo. Grazie a voi di avermi dato questo spazio. Siamo a disposizione per qualsiasi cosa che riguardi l'associazione Baldassari, o anche per prenderci un caffè, va benissimo. Grazie per essere passata. Io a questo punto chiudo la diretta. Ringrazio chi ci ha ascoltato o chi ci sta guardando nei giorni successivi su YouTube, e vi lascio al resto della programmazione della radio. Ciao. Ciao.